Buongiorno, ciao mister. Allora, partiamo subito da questa situazione, insomma, di tanti assenti, tanti giocatori fuori, qualcuno magari riesce a recuperarlo, e cosa c'è da inventarsi in questa gara per C'è da almeno. inventarsi sicuramente, abbiamo recuperato pochi se niente, una situazione un po' particolare che ci è venuta così, diciamo, siamo fatti trovare di nascosto, no? Piano piano, tre, quattro cose insieme, un po' di fortuni, un po' di quello, un po' di là, un po' di squalifiche, e siamo arrivati a un momento così, un po' di emergenza. Che è una cosa che volevo dire. Seconda cosa che questo va accettato. Va accettato e va preparata la partita senza scuse, senza alibi. Ecco. Cioè io penso che mio modo di vedere sport e calcio da quando giocavo e ora quando alleno, che nelle situazioni un po' più difficile, più problematiche, bisogna dare di più. Bisogna dare di più, bisogna tirare fuori qualcosa di diverso, perché poi quello che ho vissuto là, grazie a Dio, cioè grazie che stavo 7-8 anni là e ho avuto la fortuna di giocare con quei giocatori forti, ho visto che quelli là, che erano più forti al mondo, tipo Zidane, Davis, per non dire, che si esaltavano sempre in due cose, o quando c'era una partita difficile o quando c'erano le problematiche, mancavano i giocatori qua. Allora, per non paragonare, cioè io penso che un atleta è sempre un atleta, è un modo di vedere calcio di tutti i livelli, deve essere questo qua. Cioè un input anche ai miei giocatori in questo modo di ragionare in questo modo qua, perché penso che, siccome no, penso che allenano giocatori forti devono sempre avere questo modo di ragionare. Devono avere sempre questo modo di ragionare. Ti chiedo, naturalmente lo diciamo a bassa voce perché non si sa mai che non ci siano altri problemi, e se c'è una certezza arriva dai tre davanti, no? Da Barca, Caprari e Simeone. Ecco, quanto vale ancora di più la loro presenza in questa gara? No, vale tutto, valgono tutti. Noi abbiamo domani una bella formazione, andiamo là per fare la nostra partita, per fare tutto quello che facciamo da primo giorno, contro un avversario forte, contro un avversario con una identità ben precisa. Andiamo là, sapendo che sarà una partita difficile, ma no perché Empoli è una squadra che contro tutti prima gioca allo stesso modo e secondo fa un modo che è bello, che è giusto, ecco. Simone Antonini, l'Arena. Ciao mister, a questo punto del campionato, guardando quello che avete fatto, te la senti di dire che ancora una volta la bella sorpresa di questa stagione è proprio il tuo Verona? Ma non sta a me a giudicare queste cose, scusate, cioè io alleno, provo a ottenere sempre il massimo nella squadra, dei giocatori, poi come sempre nel calcio c'è questo, cioè, ci sono opinioni che si danno, però sta a altri, ecco, sta a altri, io so come anche nel calcio. Oggi ci sei, domani no, viceversa, non ci sei, poi ci sei, bisogna confermarsi sempre, bisogna stare sempre sul pezzo, perché sport è così, sport è così, basta poco nel mondo che io tante volte non condivido, è quello il mondo del calcio, di opinioni, no? Che dopo una domenica si cambiano opinioni, si vanno su e giù da una montagna sotterraneo e viceversa, no?
che nel calcio infatti è tutto tranne quello. Nel calcio non c'è bianco e nero, forte e bravo, forte e scarso. Cioè, questo che manca un po' di questo mondo dello sport, che è un mondo di opinionisti, e quelli che criticano, quelli che commentano, quelli che dicono le cose con la lingua, no? C'è un sport pratico, e questo qua fuori bisogna sempre ragionare in modo grigio, che è un colore tra bianco e nero, no? È d'accordo con me? Sì, no, mi fa piacere, perché la seconda domanda è proprio sul colore grigio. A livello personale, tu sei arrivato, hai dato credibilità, risultati e hai preso in mano, c'è stato l'intervento di Francesco, comunque un testimone che non era semplice, sono da portare. Ti domando se a livello di soddisfazione personale questa è la tua miglior stagione da quando fai l'allenatore? No, ho fatto cose sicuro importanti, probabilmente sì, cioè, poi anche da quello là le stagioni si valutano anche un po', capito? Anche là c'è una valutazione un po' superficiale, perché uno valuta, per esempio, dice, non sa esattamente le dinamiche del passato, no? Uno può dire a Udinese ho fatto stessi punti che c'è una media Udinese, stessi punti che qua, e lei non lo sa sicuro. Magari qualcuno dice no, ma la Udine là come ha fatto? Io là ho fatto stessi punti di media come ho fatto qua. Allora, per paragonare qua bisogna sapere le cose, bisogna dare attenzione, che non è neanche facile a volte, ecco. Però, come ho detto prima, alla fine commentare me stesso, cioè, non è giusto, e non è neanche di... Con amici io posso fare una chiacchierata, con Andrea là, parlare un po', però sempre stare all'altro di giudicare. Grazie.